ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, come vedete sono in postazione trucco perché anche oggi, appunto, oggi ho deciso di riproporvi un video in cui appunto mi trucco in particolare mi preparo con voi, rispondendo però questa volta alle vostre domande. Quindi facciamo un mix di video, mi preparo con voi più un video ask, appunto. E questa cosa già ve l'avevo anticipata nell'altro video. Anzi, il mio primo video in cui mi sono truccata con voi, che veramente avevo l'agitazione in quel video a mille, perché comunque cioè, non è che sono una specializzata in trucco, per carità, non direi mai questa cosa, però comunque mi piace truccarmi. Però in realtà vi volevo ringraziare tantissimo perché mi avete fatto tanti complimenti, veramente, anche del fatto della frangia, ragazzi. Praticamente il 90% mi ha detto che sto meglio senza frangia, quindi non vi preoccupate, provvederò. Cioè, ho deciso anche io, comunque sto decidendo un po' di cambiare, anche perché è 10 anni che ho la frangia, quindi comunque, ragazzi, basta. appunto vi voglio ringraziare per tutti i complimenti che mi avete fatto, anche appunto mi avete detto che vi piace moltissimo vedere mentre mi trucco, quando mi trucco, e poi che vi sarebbe piaciuto appunto un video in cui mi trucco e rispondo alle vostre domande. Quindi io su Instagram, e se ancora non mi seguite su Instagram, molto male, ragazzi, andate a riparare in maniera assolutamente. Il mio profilo è ovviamente Tina Official Channel. E lì appunto vi ho fatto nelle stories, vi ho chiesto di farmi delle domande per questo video e vi volevo ringraziare perché mi avete fatto un bel po' di domande. Ovviamente le ho dovute selezionare, ne ho selezionate più o meno una decina, giusto perché sennò io risponderei a tutte, però poi il video viene lungo e non va bene. E quindi niente, direi subito di iniziare. Oggi ho deciso di fare un trucco un po', anzi di replicare un trucco che avete già visto nel mio ultimo video, nell'ultimo video che è uscito, che appunto è stato un try on haul, e vi lascio il link qua sopra, qua sopra. E perché veramente vi è piaciuto tantissimo, mi avete chiesto ma com'è, che rossetto hai usato, come l'hai realizzato, quindi ho deciso appunto di replicare quel trucco lì, con quel rossetto rosso, molto che mi piace veramente da Ok, iniziamo impazzire. subito. Ho già idratato la pelle che sapete è un passaggio molto importante, con la crema che non vi avevo fatto vedere l'altra volta, però ho deciso appunto di farvela vedere. È questa qui, biologica. In realtà c'è scritto crema corpo, però è all'argano nutriente 100% biologica. Io la sto usando sul viso ed è veramente perfetta, ragazzi, veramente. E comunque questa qui l'ho trovata al Lidl, come lo volete chiamare voi, senza parabeni, paraffine, veramente è una cosa buonissima. Poi all'argan, che è un profumo. Mi piace tantissimo, infatti adesso ho la pelle morbida, morbidissima. Mi dispiace andarla a truccare, però devo. E inizio con la BB Cream, questa qui che è tutto in uno, formula lenitiva, colore medio scuro ovviamente perché la mia carnagione è olivastra, quindi non posso mettere quella chiara. E iniziamo anche con la prima domanda. La tua più grande... Allora, Lulu 2010-2008 mi chiede: la tua più grande paura? Mi puoi salutare? Mi chiamo Lucia. Ciao Lucia! Allora, la tua più grande paura? Questa ragazzi è una bella domanda. Perché comunque, questa volta la metto sulla mano per essere più professional, eh? Perché l'altra volta la prendevo dal tubetto e non andava bene. Comunque. Allora, la mia più grande paura. Proprio devo sceglierne una. La mia più grande paura può sembrare strano, ma è quella di essere felice. Perché? Adesso vi spiego, non è che io non voglio essere felice, ok? Perché la mia più grande paura è quella di essere felice? Perché comunque quando una persona è felice, no? Poi ditemi se capita anche a voi, cosa succede? Che ad esempio dovete fare una cosa importante, ok? O vedere una persona speciale, eccetera. Quindi dite, ah, oggi sarà una bellissima giornata, eccetera. Però quando finisce quella giornata, almeno io sono così, io ci sto male, diciamo così. Perché quindi ho paura di essere felice perché poi uno si sente male dopo, ok? Dice sì, perché ho passato una giornata bellissima, eccetera, ho fatto questa cosa che mi ha reso felice. Però poi a volte si ha paura di essere felici perché poi magari affronti dei momenti, dei periodi in cui, magari dei periodi un po' meno belli, diciamo così, nella tua vita, e quindi quando poi sei felice dici: ma veramente sta succedendo tutto questo? È successa questa cosa bellissima. E quindi io posso dire così, come la mia più grande paura. Perché sì. Altre paure, un po' paura del buio, una bambina, sì, ragazzi. Anche paura anche della morte, per carità. Perché comunque non è una cosa yuppie. Però quella di essere felice penso che sia la mia più grande paura. Ecco, iniziamo con gli zoom, così mi vedete meglio.
Comunque, vi volevo solo dire che è molto importante anche mettere, cioè almeno io faccio sempre così perché mi trovo bene, anche il fondotinta, BB cream, quello che utilizzate sulla palpebra, perché poi quando mettete l'ombretto il risultato è migliore, diciamo così, anche l'ombretto si fissa meglio e comunque il risultato, perché stavo così, vabbè, non lo so, il risultato è migliore. Ok, adesso invece ragazzi procedo per fissare il tutto, visto sotto vostro consiglio, perché mi avete detto che la terra che avevo messo l'altra volta non andava bene, io seguo i vostri consigli, sapete, anzi grazie mille. Ho scelto di utilizzare questa volta questa cipria, che in realtà l'ho presa da poco, diciamo così, quindi la sto testando, però mi sto trovando bene. Allora, stavo anche volando. Allora, è della Cien ed è Matte Powder Compact, questo qui, ed è numero 12 Dark. Comunque molto, vedete, scura, diciamo così, perfetta per la mia pelle. Comunque, intanto, leggo un'altra domanda. Allora, Ila SS Lazio, che mi segue veramente tanto, veramente ti volevo mandare un bacio grande, ma mi chiede, vorresti un altro fratellino o sorellina? Risposta secca, no! No, ragazzi, proprio no. Cioè, Pippo va benissimo, sono contentissima, per carità, va benissimo. Secondo me, 2 è il numero perfetto. Sto benissimo con Pippo, mi piace tantissimo litigare con lui ogni giorno, perché anche qualcuno di voi mi ha chiesto se litighiamo spesso io e Pippo, fuori dai video, comunque durante le nostre giornate, sì, hai voglia, però comunque gli voglio sempre un bene dell'anima. Poi Romano, con l'account RomanParis68, mi chiede, ti piacerebbe fare l'attrice? Io ci ho pensato, ragazzi, cioè nel senso, è un mestiere che mi affascina moltissimo, però secondo me, cioè, io non ho mai fatto né teatro né nulla, però mi piacerebbe, diciamo così, mi piacerebbe, potrebbe essere un'opzione, anche se al momento sto valutando altro, cioè non è la mia prima scelta, diciamo così. Cioè poi dovrei provare appunto a recitare, eccetera, dovrei fare qualcosa ovviamente, non è che uno diventa attrice così, però mi piacerebbe ragazzi, sì, mi piacerebbe, però non è il mio sogno più grande, ecco, il mio sogno, ve l'ho già detto, è quello di entrare nel campo della moda, e comunque, oppure di... Anzi, non vi svelo perché è una domanda che mi avete fatto dopo, dove appunto mi avete chiesto che cosa vorrei fare da grande e quindi ve lo dico dopo. Allora, passo intanto al blush, questo rosa bellissimo che mi piace tanto, 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 il blush veramente mi piace tanto. Sorridiamo come sempre, facciamo un bel sorrisone e mettiamo un bel po', cioè un bel po'. Allora, rispondo intanto un'altra domanda. Sempre fatta da Romano, ti capita qualche volta di pensarci come ti vedi tu e come pensi che ti vedano gli altri? Questa è una bella domanda, ragazzi, che secondo me ognuno di noi si fa nella propria vita, cioè io sono così, però gli altri come mi vedono? Allora, innanzitutto voglio dire che a me, cioè non è che mi interessa molto il parere degli altri, diciamo così, secondo me non bisogna dare troppa importanza al parere degli altri, ok? Non è che, cioè, se a te piace fare una cosa o ti piace una cosa, non è che perché agli altri non piace tu non devi fare, cioè uno deve seguire sempre la propria testa, e quello secondo me è molto importante anche per fare grandi cose nella vita, perché sennò, se no, cioè, non bisogna essere delle pecore che seguono il gregge, perché sennò non si va da nessuna parte, almeno questo qui è il mio pensiero. Però mi capita spesso comunque di pensarci, soprattutto negli anni passati, in cui comunque ero molto diversa, cioè ero molto più timida, molto più riservata anche, cioè sono una persona comunque riservata, eccetera, però ero molto 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 più timida, cioè non avrei mai aperto questo canale, ad esempio, 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, diciamo così. Però sì, pensavo, ok, Vale, tu sei così, però gli altri... In realtà, come ti vedono? Cioè, secondo me mi vedono in modo totalmente diverso, ok? Cioè, io a casa ero una persona e fuori ero un'altra, diciamo così. Forse perché, essendo tanto timida, cioè, a casa, comunque, con i parenti, eccetera, con la mia famiglia, ero più scialla. Quindi fuori pensavo, ok, sono tanto timida, quindi devo essere l'opposto, diciamo così, quindi cercavo, però non mi sentivo, cioè, gli altri... So perfettamente, perché ho avuto anche delle discussioni, comunque dei momenti in cui ho avuto la certezza di cosa pensassero gli altri, e appunto apparivo magari una che se la tira, apparivo come una che se la tira un po', che se la è. Non so il perché, cioè non è che io, sapete, sono una persona molto semplice, cioè tantissimi di voi me lo dicono, appunto che comunque sono una persona semplice, non...
diciamo così, che se la tira, queste cose qua. Però apparivo così, non so perché, invece comunque ultimamente mi sono un po' più sciolta, quindi sono, vabbè, non come, che ne so, con gli amici, ok, però ad esempio in pubblico sono sempre timida, però comunque riesco un po' a lasciarmi andare un po' di più e quindi non mi pongo più questa domanda, tanto questa domanda, ecco, perché sono più rilassata. Ah ragazzi, mi sono dimenticata di applicare il burro cacao, sempre questo qui del che ho preso in Ungheria, la lavanda, buonissimo. Tanto adesso devo fare ancora gli occhi, quindi posso ancora applicarlo, lo applico sempre così perché mi viene più comodo, però posso fare anche così. Ok, perfetto. Ah, Ilaria Signetti mi chiede, sei gelosa di Pippo? Al momento no. Cioè, non so, forse perché è più piccolino. Vabbè, adesso ho 8 anni, cioè non è che... Però secondo me poi crescendo diventerò un po' più gelosa, perché comunque la sorella, sapete, come lui è geloso di me. Perché Pippo è molto geloso di me, dovete sapere questo, molto. Io al momento no, però così. Non ne ho motivo, diciamo così. E poi Romano mi chiede sempre, c'era ancora una sua domanda, ti capitano mai follower che fanno proposte? E ho messo gli anellini, da matrimonio, queste cose qua. Rispondo subito a questa domanda, però prima inizio a con le palpebre, con gli occhi. Quindi è capitato, perché comunque, cioè soprattutto da ragazzi, naturalmente della mia età soprattutto, ma anche ragazzini più piccoli, anche bimbi, bambini, no? Così. Vabbè, proposte, non proposte, eccetera. Però comunque, sì, ad esempio, che ne so, sei libera, queste cose qua, oppure ci possiamo vedere così. Poi io adesso al momento sono fidanzata, felicemente fidanzata, e quindi li blocco subito, per dire no, sono fidanzata, grazie. Va bene così, ecco. Ok, guardate un po' se riuscite a vedere l'ombretto marrone di prima, quello che io uso come ombretto. E sopra adesso ci metto anche questo. Sto qui, ok, se non faccio disastro, in particolare nell'angolo interno dell'occhio, quello rosa perla che avevo usato anche l'altra volta, perché mi piace veramente tantissimo, e questo invece già lo metto con un pennellino, che tra l'altro li ho messi tutti qua ragazzi, i pennelli, nel questo portapenne, portamatita eccetera, che proprio forma di matita mi fa impazzire, sono molto morbido. Allora, e rispondiamo un'altra domanda. Ah, questo qui. Ecco, rimaniamo in tema, proposte, fidanzamenti, eccetera. Allora, Sharon V mi chiede, ci dirai il nome del tuo fidanzato? Ciao. E poi invece Lidia Busico, farei conoscere il tuo fidanzato, quindi vi saluto tutte e due, ma grazie per le vostre domande, perché veramente, cioè sono solamente due delle tante e dei tanti che mi chiedono appunto se farò mai video con il mio ragazzo, se ve lo farò conoscere, dettagli, eccetera. Allora, al momento, anche perché comunque stiamo insieme da poco, cioè è una cosa normale, secondo me, che uno si fidanza, boh, ho un canale YouTube, vieni qua a fare video con me, cioè non è una cosa, secondo me, una proposta molto bella, diciamo così, però se la cosa andrà avanti, eccetera, più in là potremo anche, cioè potrei anche presentarvelo in un video, e anche perché da quel che ho capito lui non avrebbe problemi, adesso lui stava guardando questo video e dirà ma cosa, no, però mi ha detto che non avrebbe problemi, comunque gli piacerebbe, e quindi più in là, perché no, assolutamente, con il suo consenso naturalmente, non voglio fare niente di, non voglio obbligare nessuno assolutamente, anzi, e quindi sì. Poi Antonella Facci Bacchi Mellini mi chiede, qual è la tua emoji preferita e qual è quella che usi più spesso? Allora, innanzitutto ti saluto. Allora, la mia emoji preferita, non so se lo sapete, ma io adoro le emoji, assolutamente emoji, emoticon, come le volete chiamare. Le adoro alla follia, veramente. Infatti ho anche dei cuscini, vedete là dietro, proprio delle emoji, perché mi piacciono troppo, sono troppo... mi piacciono. Ok, e la mia preferita, diciamo che io essendo molto romantica, mi piacciono quelle lì con tutti i cuoricini, eccetera, soprattutto il cuore rosso classico, anche il cuore viola, però forse la mia preferita è quella con la linguaccia, quella lì così, ma anche quella lì con gli occhi a cuore, o quella che manda il bacino, quindi non ne ho una preferita perché mi piacciono troppo, tantissime ne piacciono, però comunque quelli lì con i cuoricini romantici che mi piacciono tanto. Intanto ragazzi, ok, io ho messo l'ombretto rosa qui, rosa antico, nell'angolo interno, mentre voglio sfumare nella parte esterna dell'occhio, nell'angolo esterno, con un ombrettino un po' più, diciamo, aspettate se riesco a aprirlo,
ve lo volevo far vedere, che sarebbe questo qui. Un po' più fucsia, diciamo così. Francibrissa mi chiede: ciao Tina, ho 3 domande da farti. Dove vorresti andare all'università, città, paese? Che cosa vorresti fare da grande? E poi vorresti avere figli in futuro, giusto così? Per togliere, quindi sul mio futuro, diciamo così. Allora, università a Torino, perché comunque io, essendo di Torino, naturalmente vorrei andare a Torino a studiare, perché comunque è molto più comodo che Milano, Aosta o comunque quelle zone lì. E che cosa vorrei fare da grande? Allora, io vorrei, in realtà, per quanto riguarda l'università, cioè vorrei aprirmi 2 strade. Allora, l'università, fare farmacia o chimica, tecnologia farmaceutica, comunque in quell'ambito lì, perché mi piace veramente moltissimo. Non so, mi piace appunto la scienza, il fatto che comunque si possa curare qualcosa, anche col... avevo pensato anche a omeopatia, quindi, intanto ragazzi, suma, quindi a omeopatia, però in quel caso comunque sei molto limitato, quindi no, andiamo sui farmaci, quelli lì che fanno male, non omeopatici, no, ma scherzo. Comunque mi affascina più quel mondo, diciamo così. E poi, vabbè, questa vorresti avere figli in futuro, sì, ma in futuro, futuro, un bel futuro, diciamo, un bel futuro, sì, vabbè, cioè è una cosa bella, non è che, cioè secondo me una coppia comunque così... Sì, per carità, però secondo me ci va. Ok, intanto io vado avanti qua. Vedete ragazzi, ho fatto uno smokey eye. Diciamo così, iniziamo a usare i termini giusti. Ok, adesso direi di passare, sì, alla matita. Che non ho preso, tra l'altro, ragazzi. Quindi, mentre lo prendo, rispondo un'altra domanda. Vedete come punizione? Allora, questo mi piace molto. E volevo lanciarvi questa idea qua. Ali Fasal mi chiede: puoi fare un video su come avere confidenza in se stessi e come superare le paure? Condividi anche la tua esperienza. Grazie mille per questo consiglio, sì, diciamo. Allora, io utilizzo, adesso rispondo alla domanda, questa qui, che ho preso da poco, però mi sto trovando da Dio, veramente. Della Debbie, Smoky Pencil. Questa qui che anche, se mette a fuoco, è anche, resiste anche all'acqua, è waterproof. E quella matita che praticamente, vedete, si solleva così. Allora, io ne ho un bel po' da raccontare comunque sulla mia esperienza per quanto riguarda il fatto di non avere tanta stima in se stessi, tanta confidenza, ecco. E quindi, per quanto riguarda la mia esperienza, appunto, condividere la mia esperienza non avrei alcun problema. Anzi, fatemi sapere appunto qua sotto nei commenti se vi piacerebbe un video del genere, dove magari io chiedo a voi comunque delle domande a proposito, quindi su questo tema, e voi appunto, e poi io cercherò di rispondere condividendo anche la mia esperienza, perché comunque essendo una ragazza molto timida, essendo stata sempre una bambina, poi ragazza molto timida, ho un bel po' da raccontare, diciamo così, non mi mancano anche episodi che sono successi, va bene ragazzi, così, me l'approvate, eh? Ok, rispondiamo a un'altra domandina. Allora, Yolanda Lamanuzzi mi chiede: che sport ami, che sport fai e quello che non ti piace? Allora, grazie per la domanda, ma intanto io metto il mascara, provo a parlare mettendo il mascara. Questo qui della Essence, I Love Extreme, volume mascara, che ho messo, cioè per il momento praticamente ho finito l'altro, sta finendo l'altro, e quindi ho deciso anche qua in video di provare questo con voi, della Essence. Ditemi se voi ce l'avete, se l'avete provato, come vi trovate, però wow! Allora, che sport ami? Ah, diciamo che al momento non pratico nessuno, così proprio mi taglio le gambe, non pratico nessuno sport, diciamo così. Però mi alleno, ok? Mi alleno soprattutto in casa, perché comunque con la scuola eccetera non è che mi va moltissimo, cioè già sto fuori un bel po' di ore, cioè comunque un po' al giorno, e tornando alle 2:30 da scuola non voglio pure al pomeriggio andare in palestra, eccetera. Magari se sarò più libera un giorno però andrò in palestra, perché comunque mi interessa, cioè mi piacerebbe. Quindi, che sport amo? Se proprio devo scegliere, la pallavolo mi piace. Mi piace, non la disprezzo assolutamente. Mentre lo sport che odio... più che altro che odio... Cioè vabbè, calcio non mi piace tanto, forse perché essendo donna non è che mi piace tanto, oppure la... Ah no, mi piace... come si chiama? Rugby? Sì, rugby, no. Proprio quello no, l'avevo provato alle medie,
detto che è sta cosa. No, 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 non mi e piace. Qui. Eccolo qui. Allora, questo qui, questo bel rossetto rosso che amo, amo alla follia, quando lo finirò lo riprenderò sempre lo stesso. Vabbè, no, cercherò di provarne altri, però comunque questo mi piace tantissimo. Allora, questo rosso che è, vi dico tutto perché me l'avete chiesto in tante, come se appunto è lo stesso rossetto che ho messo nell'ultimo video, è della Debbie, anche questo qui, ed è il numero 12, si chiama Scarlet Temptation. Ok, cioè spero di non fare pasticci, intanto quei capelli si stanno ribellando, ok, va bene. E mi piace tantissimo perché non è proprio un rosso fuoco di quelli aranciati, che non mi piace, che si mettono soprattutto le signore anziane, sapete, soprattutto il trucco più diffuso tra le signore anziane e ombretto azzurro e rossetto rosso, che è proprio un pugno, no? Nel cuore proprio. Mamma mia, a me non piace per niente. Cioè, secondo me è proprio un abbinamento... No, cioè, l'azzurro e il rosso, secondo me, non ci sta, però poi, ognuno, per carità. Voilà, trucco finito, rossetto messo, e mi fa impazzire, veramente. Guardate qua. Molto, a me veramente piace tantissimo. Poi mi sono aiutata anche con un pennello, perché comunque essendo rosso non è come un nude che se sbagli, cioè, o comunque col rosso si nota moltissimo, e se sbagliato comunque se non è tanto uguale, diciamo così. Infatti mi sono aiutata anche con un pennellino, perché così è molto più semplice e siete un po' più tranquille, ecco, diciamo così, che semplicemente invece applicandolo, cioè semplicemente così. Per questa volta, ragazzi, alla fine del video non mi rimetto la frangia, anche perché comunque... Non so se avete la frangia, lo sapete benissimo. Se la tirate qua e sta un bel po' su, poi quando la volete rimettere a posto è un disastro assoluto. Quindi sto così anche perché comunque vi piaccio senza frangia, quindi non ho il problema. L'altra volta invece mi vergognavo anche un po'. E quindi nessun problema. Allora, cosa sto facendo? Passo appunto ai saluti. Allora, saluto Giuliano D'Agostini, Tamara Sottili, Ari vs Miki, Lucia Cordaro, Pietro 011, Anna Korczakowska, poi Ilarietta Ciruzza, Vittoria Rovere, Sonia D'Altilia, che mi ha mandato un disegno fatto da lei, appunto per me, e mi ha chiesto se posso farlo vedere, certo, aspettate se riesco. Ok, Tina e Sonia ci ha disegnato appunto, ci ha disegnato a tutte e due, grazie mille. Poi Maria Nera Blaco, Vanessa Bonavita, Asia Bolognesi, Vittoria Vitale, Samantha Porto Makeup, che ha un canale proprio di makeup, quindi secondo me un'occhiata potete dargliela, così vedete appunto se vi piace il suo canale e i suoi video, e anche io andrò a curiosare. Poi Iride Dodino, Sara Espo 1 e Francesca Lecce. Ok ragazzi, vi mando un bacione enorme. Consigliatemi, mi raccomando, qua sotto nei commenti dei nuovi video da fare. Lasciatemi un bel pollice in su per incoraggiamento, per supporto. E niente ragazzi, vi mando un bacione. E ci vediamo alla prossima. Ciao!